ragazzi, ve lo diciamo chiaro e tondo: se state guardando questo video è perché volete quello che vogliono tutti quanti. Quello che volevamo pure noi e che tutti vogliono: forma fisica alla grande, salute e energia da scoppiare. È quello che vogliamo tutti quanti, e se state guardando questo video è quello che volete anche voi. E abbiamo scritto per questo un articolo apposta con i 7 segreti che tutti quanti i vegani più sexy e in forma mettono in pratica, assolutamente, no? Perché c'è una grande frustrazione che ci prende, sì. Succede a tutti. Infatti sei qui, penso che come me, come noi, avrai avuto o hai attualmente problemi di peso che non riesci a perdere, magari diciamo localizzato sull'addome, sui fianchi, sulle cosce, sui glutei, hai problemi di energia, quindi magari ti senti sempre stanca, non riesci a fare tutte le cose che noi donne soprattutto dobbiamo fare durante una giornata. Ti ammali spesso, quindi praticamente soprattutto in questo periodo che c'è il cambio di stagione iniziano raffreddori, bronchiti croniche, mal di gola. Queste erano tutte cose che purtroppo ho vissuto anche io sulla mia pelle, quindi so benissimo come ti senti e so benissimo anche che però c'è una soluzione a tutto questo. C'è una soluzione. Ed è quella che abbiamo trovato noi. E ci abbiamo messo tanto per trovarla. Siamo Giorgio e Matteo, intanto se non ci conosci ancora ci presentiamo, siamo autori del blog di Giorgio Petrillo, vai a vederlo, ci sono un sacco di articoli interessanti, ma soprattutto siamo autori di questo articolo che ti invitiamo subito ad andare a vedere, te lo linkiamo, sì. Con i 7 segreti. Le cose che ti presentiamo in questo articolo le abbiamo sperimentate sulla nostra pelle, sì. Sono anni, anzi decenni ormai che ci occupiamo di salute, forma fisica, alimentazione, abbiamo studiato con i migliori, sia direttamente che sui libri, ma anche direttamente. Adesso di questi 7 segreti ne presentiamo 3, il resto li trovi nell'articolo apposta, molto spiegato in maniera più approfondita. Allora, il primo segreto che devi assolutamente conoscere è quello di mangiare i cibi più adatti agli esseri umani. Saprai benissimo che ogni essere vivente appartiene ad una specie ed ogni specie ha il suo cibo privilegiato. Noi siamo esseri umani e per scoppiare di energia dobbiamo mangiare i cibi che si adattano bene al nostro corpo, alle funzioni del nostro corpo, in modo che il nostro corpo possa utilizzarli al meglio. E non tutti i cibi sono adatti per far funzionare la nostra macchina al meglio, ok? Quindi il primo segreto è mangiare soltanto i cibi più adatti agli esseri umani. Nell'articolo ti spiegheremo approfonditamente quali sono. Parliamoci chiaro, adesso al giorno d'oggi ormai noi possiamo mangiare di tutto, c'è chi mangia le cavallette, chi mangia le erbe, potete mangiare qualsiasi cosa, però soltanto alcune cose fanno funzionare il nostro corpo in maniera perfettamente efficiente. E ci dobbiamo ben convincere di questo. Ci sono delle cose che dobbiamo apportare al nostro corpo, alcuni cibi le apportano questi nutrienti, questi elementi in modo migliore degli altri. Se vogliamo il massimo dell'energia, il massimo della forma fisica, il massimo della salute e dell'efficienza, dobbiamo per forza orientarci verso questi cibi, e questa è una cosa importante. Il secondo segreto invece è mangia cibi più vicino possibile al loro stato naturale. Che cosa intendiamo? Noi oggigiorno, sia per problemi di tempo, per problemi anche di stanchezza, ci rifugiamo in dei cibi preconfezionati che la maggior parte delle volte sono raffinati, o comunque cibi che si trovano comunemente nei supermercati che sono raffinati. Ok? Questi cibi qua purtroppo vanno a togliere energia al tuo organismo invece di dartela, vanno ad affaticare il tuo organismo, vanno a far accumulare grasso e adipe nel tuo organismo, e tu non perderai mai peso, non starai mai bene, ti prenderai un sacco di raffreddori. Io questo te lo dico perché l'ho sperimentato su di me, quindi sono una testimone proprio vera, concreta di questa cosa. Da quando invece ho iniziato a focalizzare la mia attenzione sui cibi integrali invece che su quelli raffinati, ho notato un miglioramento assurdo. Quindi per naturale io intendo i cibi proprio al loro stato naturale, quindi cereali integrali, legumi. Poi nel PDF che è nell'articolo sul blog troverai quali sono nello specifico questi cibi, quindi questa benzina per
perfetta per il nostro, per la nostra Ferrari. Perché la regola è molto semplice, si tratta di preferire sempre le cose allo stato più naturale possibile, cioè più vicine a come le troviamo in natura, perché ragazzi, parliamoci chiaro, ve lo dico, ve lo diciamo chiaro e tondo, si può mangiare vegano e mangiare 10 volte peggio di chi mangia vegano. Non è un'assicurazione, il fatto di mangiare solo cose provenienti dal mondo vegetale non è un'assicurazione che si sta mangiando bene, anzi, si può mangiare anche molto peggio. Noi proponiamo un'alimentazione che è un'alimentazione a base vegetale, però se non è un'alimentazione fatta con i cibi il più possibile naturali, quindi integrali e naturali, può darsi che stai addirittura, invece che avvicinando dell'obiettivo, stai andando probabilmente contro te stesso, che ti stai rimando contro. Allora il terzo segreto è quello che io preferisco di certo, sicuramente, è il segreto che io preferisco ed ci abbiamo messo tanto a capirlo, eppure era così semplice. Ragazzi, le diete che ti costringono a sacrificarti, che ti affamano e che sono soprattutto a un basso contenuto di calorie non funzionano assolutamente, non funzionano. Quante volte vi è capitato o in prima persona oppure di sentire di amici, persone conoscete, familiari che hanno fatto una dieta e dopo questa dieta, dopo un po' di tempo, con il famoso effetto yo-yo, sono andati a finire peggio di prima in termini di energia, peggio di prima in termini di salute e peggio di prima poi in forma fisica e soprattutto si ritrovavano con una fame che non finiva mai. Sono la testimonianza, infatti anche io ho seguito delle diete che però mi hanno portato, a causa della risicatezza delle porzioni soprattutto, mi hanno portato poi la notte a sbranare cibi come appunto la cioccolata, i dolci, i biscotti, ma te lo sa bene perché mi ha visto. E il punto è proprio questo, è che le diete che affamano non funzionano perché non sono sostenibili nel tempo. Cioè non è possibile portarle avanti a lungo termine. Prima o poi arriva il momento in cui o molliamo dal punto di vista mentale, non ce la facciamo più a seguirle, oppure addirittura molliamo dal punto di vista fisico, perché magari il nostro problema, molte volte questo è il punto, e su questo si basa il nostro sistema, non è che dobbiamo mangiare meno, ma probabilmente dobbiamo mangiare addirittura di più, ma di cibi giusti, cibi con delle calorie sì, ma calorie piene, non calorie vuote, questo è il vero punto. Allora tu dentro il nostro articolo scoprirai questa differenza fra le calorie piene e le calorie vuote, scoprirai che i carboidrati non sono tutti uguali, esistono carboidrati integrali, esistono carboidrati raffinati che invece anziché dare energia, anziché dare nutrienti al tuo corpo, te ne tolgono perché rallentano la tua assimilazione, rallentano la tua digestione. Tra l'altro, scusami se ti interrompo, molte volte questi carboidrati vengono un po' demonizzati, invece la nostra dieta è basata sui carboidrati. Esatto, non demonizzare i carboidrati, non demonizziamo le calorie. Esistono calorie e calorie, lo scoprirai nel nostro articolo e lo scoprirai ancora di più con una serie di video gratuiti che noi abbiamo preparato e alla quale puoi iscriverti anche in questo momento, ti mettiamo il link. Sono 3 video gratuiti nei quali noi ti diamo non solo un sacco di strategie pratiche, no? Sì, esatto, in questi video praticamente scoprirai proprio sia la teoria, quindi sia le informazioni che ti servono anche per motivarti, no? Perché giustamente servono le informazioni, ma soprattutto la pratica, quindi scoprirai, avrai anche proprio lo schema settimanale di come organizzarti i tuoi passi durante la giornata e questa è una cosa che è raro trovare, sì. Degli schemi fatti bene, noi l'abbiamo passato sulla nostra esperienza e sull'esperienza appunto dei medici, dei dottori con cui abbiamo studiato e poi troverai dei trucchi semplicissimi per far sì che nella tua cucina ci siano sempre a disposizione cibi naturali, vegetali, integrali, pronti in poco tempo, insomma tutto questo in 3 video che veramente abbiamo messo il cuore nel farli e basati sulla nostra esperienza, quindi non sono cose campate in aria. Se l'abbiamo fatto noi, sicuramente ci riuscirai anche tu. E allora scaricati subito, vattelo a leggere questo nostro articolo, i 7 segreti, e iscriviti subito, ti mettiamo il link, iscriviti subito alla serie, completamente gratuita, ci abbiamo messo tutto il nostro cuore, quindi vattela a vedere perché veramente pensiamo che può fare la differenza. Può fare la differenza per te come l'ha fatta per me. E non si tratta, te lo ripetiamo, non si tratta di affamarsi, di sacrificarsi, si tratta forse di mangiare, si tratta forse di
una fase che forse da molto tempo stai desiderando. E la salute giusta ti permette di fare le cose meravigliose. Adesso, visto che noi ci abbiamo permesso veramente da te, quindi ti diamo soltanto una cosa, cioè quella di dividere l'articolo con le persone che pensano sia interessato a questo argomento e di commentarlo, di farci sapere cosa ne pensi, ovviamente questo non è un modo di interagire con te, farci sapere appunto che cosa ti è stato utile di quello che ti abbiamo detto. E poi ovviamente ci vediamo nei video, ok? Condividi anche questo video e nel frattempo noi mandiamo un grazie. No.